Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter e oggi ragazzi siamo in un nuovo video di The Last of Us parte 2. Siamo al quinto episodio. Mi sono un attimo ripreso ragazzi prima dell'ultima parte perché come ben sapete nell'ultimo episodio Joel è morto. Faccio ancora fatica a crederci e non riesco, non lo so ragazzi. Mi sto sentendo come si sente Ellie in questo momento. È una cosa bruttissima ragazzi, perché Joel insieme ad Ellie sono i protagonisti diciamo di The Last of Us e perdere uno dei protagonisti, tra l'altro del mio gioco preferito, potete ben capire che è una cosa che è dura da accettare. Possiamo andare avanti ragazzi, mi sono un po' ripreso, però raga se questo episodio mi vedrete un po' più triste diciamo del solito è per questo motivo qua. Andiamo avanti. Ci eravamo fermati che dovevamo passare per casa di Non Joel. sono arrivata ai cavalli. Tommy Lì mi ha c'è preso la io. c'è la sua Ora tomba. Maria ha fatto chiudere la stalla. E ci stiamo andando a casa sua per Maledetto andare a Tommy. guardare gli ultimi ricordi. Troveremo una soluzione strada facendo. Un'auto, un cavallo, Per ricordarci qualcosa. di Joel. Ok. Arrivare fino a Seattle diventa un problema. Sarà più complicato. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. Lo so. Non voglio che tu ti senta costretta. Ellie. Se vai, ti seguo. Punto. Devi prendere lo zaino. L'ho nascosto ai cancelli est. Pensavo saremmo uscite da lì. Aiuto, raga. L'ultima volta The Last of Us l'abbiamo cominciato con la primavera, questa volta l'abbiamo cominciato con l'inverno. Mamma mia ragazzi, non potete capire la tristezza. Cioè sì, chi ha... Guardate raga, guardatela. Ehi. Se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Ho i brividi. Sto bene. Andiamo. Questa è casa di Joel. Io ti aspetto qui. Grazie. Madonna, raga. Non ci posso credere. Allora, raga. Sì, diciamo che questo. Questa è la casa di Joel. Ce la ricordiamo dall'inizio del gioco, dove siamo scesi giù per cercare appunto Joel con la figlia. Raga, non so cos'altro dire ragazzi, sono sconcertato. Non tutto, ma non mi aspettavo che... Cioè, me lo aspettavo che morisse Joel, ok? Ma che morisse in questa maniera... Proprio no. Qui che cosa c'è? Il suo orologio, raga. L'orologio che gli ha regalato la figlia. Sua pistola. La musica pure, però cazzo. Mamma mia. La chitarra. Tutto a posto? Sì, è solo... Vieni e basta. Arrivo. No, raga, guardate la foto di lui con la figlia. Mamma mia, ragazzi.
scusate, ma qui una cena. Sono sconcertato, ragazzi. Io direi che a sto punto possiamo anche scendere. Mamma mia, ragazzi. È dura accettare. C'è un'altra cosa da vedere. Ha scritto un nuovo punto per il diario. Leggiamo. Le mie promesse al tramonto valgono quanto le altre. La mia bocca sa di ferro. Canto e le ferite si riaprono. Tu eri il lieve vibrare del nylon, l'odore di olio per legno, note sature. Le corde di ferro vibrano cristalline, la tua risonanza è stata fraintesa, condannandomi alla ruggine. Mi resta l'ultima conversazione avuta, ridondante come accordi in sequenza, melodie di sangue. Mamma mia. ULF, Washington Liberation Front, chi sono? Tommy ha detto che si chiamava Abby. Quella puttana, raga. Quella puttana. Sì, perché bisogna dirlo, ragazzi. Quella stronza deve... Mamma mia. Mi potevano uccidere tutti, ma uccidermi Joel, ragazzi, che... Non potete capire. Cioè, mi potrebbero uccidere perfino Dina, perfino Tommy, ma Joel no, ragazzi. Joel no. Che succede? Perché c'è Maria qua? Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto? Già. A piedi? Sì. Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stalle. Prendete le munizioni. Grazie, Maria. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Ma certo. Va bene. Partite ora, finché c'è luce. Aiuto, ragazzi. Seattle. Giorno 1. Ok, raga. Ok. Facciamo ancora fatica. Aveva un cacciatore addosso. Voleva affogarlo e... E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito d'istinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Ah, mi Quanti ricordo, anni avevi, ragazzi. Quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente e non fungino. 10. Wow, cos'è successo? Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai.
Merda. Stavolta mi batti. Già, sono proprio cazzuta. Ci siamo perse? Direi di no. Ehi, un po' di fiducia. Ragazzi, praticamente... Che mi dici di quei pazzi cannibali che hai incontrato con Joel? Ce l'avevano con voi? Forse questi del VLF sono collegati a loro? No. Non mi sembrava lo stesso gruppo. E i trafficanti del mercato nero di Boston? Dina, Joel ha fatto arrabbiare molta gente. Non ha senso tirare a indovinare. Ok. Almeno finché non avremo altre informazioni. Raga, praticamente la storia che stava dicendo Ellie a Dina era di quando appunto lui stava affogando dal tizio e appunto Ellie ha preso la pistola e gli ha sparato in faccia. Se vi ricordate, proprio nel primo della Last of Us si vedeva questa scena, diciamo. E appunto Ellie stava parlando proprio di quella. Ora io, raga, sto girando pressoché a caso, sto cercando di seguire la strada anche se non sono sicuro di stare facendo la strada giusta. Che altro perché non so proprio dove stiamo andando, raga. Ellie, auto. Sì, ci stiamo avvicinando. Inizia a guardarti intorno. Ok. Che bello essere nella foresta, raga. Più che altro Ellie aveva anche Joel, sicuramente. Ci siamo. Però quello che hanno sbagliato. Forse Joel mi sbagliavo. E Tommy. Allora sai dove stai andando. Quello che sbagliavano che hanno sbagliato Joel e Tommy è fidarsi degli sconosciuti. Ellie ha capito fin da quando era con Joel, ma anche da prima, che fidarsi degli sconosciuti non è cosa da fare. Dobbiamo scendere, raga. Non si può. E quindi dobbiamo trovare un'altra strada. Potrebbe anche essere. Per di qua. No, non si può andare per di qua. E quindi? Scendiamo dal cavallo? Raga, non Seattle per di qua è ok, ma come ci arriviamo da là? Questo è un dilemma. Ok, raga, sto cercando piano piano di calmarmi perché è giusto, per carità, calmarsi, però capite che è una situazione veramente difficile da accettare. Possiamo fermarci un attimo qui a vedere se troviamo qualcosa. Stai con Shimmer? Sì. Un'altra carta collezionabile. Va bene. Oh. Una mappa. Bene. Interessante. Interessante. Sì, che altro. Non è che si capisce molto alla fine nel. Non saprei, ragazzi. Sto un attimo pensando dove potremmo andare, perché sinceramente non ho la più pallida idea. Qualcosa di utile? Una mappa turistica? Beh, è già qualcosa? Beh, sicuramente.
no, raga, non volevo scendere. Sono stupido. Dovremmo scendere per di qua, però, secondo me. È l'unica zona dove andare. Alla fine. Ah, ok, 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 ci siamo, ragazzi. Avevo sbagliato area, allora, probabilmente. Pure prima non si poteva passare, mentre ora sì. Potrebbe anche quello essere. Sembra tranquillo. Vedi? Pensa come nascondiamo bene i nostri bei posti. Lo so. È questo a spaventarmi. Io sto continuando a andare da qualche parte. In quelle macchine ci sono. Probabilmente questa la zona. Non sembra di esserci mai stati qui, ragazzi. Oh, è questa la ZQ? Già. Occhio alle sentinelle. Non mi sembra molto... Erano soldati della ZQ. Vedi le uniformi Fedra? Pensi sia stato il VLF? Sì, li hanno lasciati qui, come avvertimento. Razza di squilibrati. Sembra ci siano delle crepe sulla parete in alto. Le vedi? Sì. Ma dobbiamo riuscire ad arrivarci. VLF, intrusi uccisi a vista. Simpatici. Almeno sappiamo di essere nel posto giusto. Dove sono tutti? Hanno messo un avviso. Significa che c'è un ingresso. Ok. Idalo Fall. Stanotte Dina ha catturato tre lepri, ha imparato a costruire le trappole della sorella e funzionano alla grande. L'appetito non mi è ancora tornato, però mi sto sforzando di mangiare. Twin Falls. Trovato un accampamento lungo la superstrada, sera Tommy non può avere più di un giorno di vantaggio. Ci stiamo avvicinando a Boys. Dina insiste per fare il giro. Io non voglio allungare il viaggio di due giorni. I cacciatori ci hanno teso un agguato, peggio per loro bastardi. È successo mentre passavano all'aria al suo faccio e stavano cercando Dina. Sono felice che sia venuta, mi piace da morire. E la Madonna! Baker City, abbiamo incontrato una mandria di cavalli selvatici. Si tenevano alla debita distanza, poi Dina gli ha offerto la nostra frutta e ci hanno inseguito per qualche minuto. Ci voleva la macchina fotografica. Non l'ho mai vista sorridere a quel modo. Per mezza giornata non ho pensato al VLF o a Joel e ora mi sento in colpa. Non riesco a dormire, continuo a vedere lui con la testa. Dino non ha una bella cera, forse ha preso l'influenza, la sua presenza mi tranquillizza, vorrei ricambiare in qualche modo. Yakima, ha trovato un altro campo lungo la superstrada, non è detto che si tratti di Tommy, ma sono due settimane che non incontriamo anima viva, dita incrociate. Intrusi uccisi a vista, quanti siete? Quante persone avete ammazzato? E qui fanno vedere sempre la foto appunto di Joel che... cancellata perché appunto non c'è più per colpa dei VLF. Bene, io vedo un punto, può essere che intrusi uccisi a vista. Ok, e qui abbiamo capito. Ora resta da capire come arrivare là sopra. Mettiamo qui dentro che saranno cose utili probabilmente. Nulla. Qui nemmeno. Qui c'è un foglio. Leggiamo. Quando arriva il cancello cerca un soldato di nome Kieran. Digli che ti mando io, consiglia il chilo e ti farà entrare. Buona fortuna. Ok. Agenzia federale anticalamità. Ok, raga. Ok, beh, qui c'è un altro
foglio. Oh mio Dio. Stadio 1 infetto. Il codice ha assunto il controllo delle funzioni motorie della vittima. Rapidi e agili. Gli infetti allo stadio 1 in genere viaggiano in gruppi. Non lasciate che li circondino. Stadio infetto 2. Si nascondono evitando l'imboscata alle vittime. Spesso girano la preda per attaccare alle spalle. Avvicinatemi con cautela guardandovi intorno. Stadio infetto 3. Completamente ciechi. Udito molto acuto, usano l'ecolocalizzazione per scovare la preda. Stategli lontani. Infatti allo stadio 3 sono noti per i loro attacchi feroci ed estremamente letali. E stanno parlando dei clicker. Stadio infetto 4. Evoluzione rara ma molto pericolosa dall'infetto allo stadio 3. Sono dotati di incredibile forza e sono in grado di lanciare proiettili acidi. Non affrontate tranne se assolutamente necessario. Sta parlando proprio dei blotter, raga. Vedete, questo è lo stadio 4 ed è proprio il blotter. Lo stadio 3 sono i clicker, lo stadio 1 sono gli infetti normali e lo stadio 2 non lo so. Probabilmente hanno detto infatti nell'ultimo della sova, cioè che avrebbero messo un nuovo stadio di infezione. E quindi può essere che troveremo degli zombie più particolari in futuro. Qualcosa di utile? Non resta molto. Nulla di interessante. Diciamo che al momento la cosa più interessante è stata il biglietto che ci diceva come passare. Ora resta da capire appunto come arrivare. Qui vedo un'entrata. Può essere che dobbiamo andare di qua? Potrebbe essere. Granaggi, prendiamoli, comunque fanno comodo. La spingo sempre, poverina. Sono gabbie. Celle di detenzione. Le usavano anche a Boston. Non c'è nulla di che, alla fine sono appunto celle. Come ha detto lei, di detenzione. Che era dove siamo stati prima? È proprio un altro posto? Sì, è dove siamo stati prima. Ragazzi, non ho la minima idea di come arrivare là sopra. Vedi un'entrata? Ellie, il tetto lassù? Ah, giusto! E quindi, probabilmente da qua dobbiamo fare il solito salto. Ma è un po' troppo... O sbaglio? Si è spaccata mezzo neurone, però ok. Da qui allora. Ma ci arriviamo là sopra, raga. Dobbiamo prendere quella scala. D'accordo. Ellie, che ne dici? Che cosa? Non vedo dove sei perché no. Ah, e come ha fatto ad arrivare, raga? Come ha fatto ad arrivare? Oh, James Bond. Ah, da qua. Ma com'è? Ragazzi, sono confuso. Ve lo giuro. Ok, e ora tira giù la scala, così passo anch'io, no? Ma facendo, raga. Forse da qua. No, niente. Raga, non riesco a capire come salire là sopra. Forse salendo da qua. Oh, che sparo? Ma se gli sparo, raga, secondo voi succede qualcosa? Non lo so. So solo che non sto capendo dove dobbiamo andare. Lei è là sulla scala, perché non la tiri giù che così salgo? Ma tanto non potrei salire comunque ora che ci penso. Provo a guardare un video, raga, che ci spiega. State tranquilli che adesso lo sta guardando.
vedendo che già è arrivato qui. Allora, per arrivare qua, molto pre... No, non fa vedere dove... Ecco, andare, raga, aiuto. Aiuto, non sto capendo. Ah! Ma sono stupido! Ma sono stupido! Ecco qua, basta... In teoria, allora... Di qua non si può andare, però in teoria se noi... Ok, ho una vaga idea di come arrivarci. No. Probabilmente per di qua. Esatto. Cioè questo qui, raga, finalmente ho capito. Per di qua, saliamo. Ok, ce l'abbiamo. Andiamo di qua. Ok. Perfetto. Dina, dammi una mano. Ok. Scusate per i due minuti di nulla, però. Adesso cade. Io resto di guardia. Tu cerca di aprire il cancello dall'altra parte. Va bene. Ok. Cavolo. Probabilmente dobbiamo saltare di qua. Oh cavolo. Piano, raga. Ok. D'accordo. Andiamo da qua sotto. E ok, quindi siamo andati avanti. Ok. E ora... Oh, cazzo! Cazzo! Tutto ok? Stavo solo morendo. Stavo solo morendo. Molto rassicurante come cosa. Ci siamo, raga, ci siamo, ci siamo. Scendiamo qui. Dove sono quei bastardi? Devono crepare tutti, raga. Li dobbiamo uccidere tutti adesso. Perché Joel non me lo potete uccidere. Scendiamo per di qua. Dina, come al solito, è lì che non fa niente. Ormai ci siamo abituati. Visto che salto. Ok. Ok, qui serve la corrente. E quindi per la corrente servirà un generatore, suppongo. Questa è bloccata. Questa sarà aperta. Neanche. Spariamo. Ellie, tutto bene? Non è niente! Vabbè, ok, un altro foglio. Ho sbagliato fucile comunque perché spreco colpi, quelli okay. Là che ne ho qua. Ok, chissà quando risale. Cancello principale 0512 nord, ok. Vabbè, tutte le indicazioni. Stiamo preparando una grossa operazione e Isaac ci ha chiesto di rastrellare il centro della riserva di scorte. La base del Serevena. È già qualcosa. Recupera della benzina dal garage del tribunale, dalla cupola e porta al rifugio della base del Serevena. Ok. Ok. Prendiamo la pistola. Non mi sembra di notare nulla di... Qui non c'è niente. E di qua. Di qua non si deve andare perché ci sono
probabilmente da di qua. Ma di qua non si può salire. Ecco, però da di questo lato si può aprire. D'accordo. E quindi? Qui c'è un mattone. Apriamo il cancello. No! No! Oddio, non funziona. Non funziona un cazzo. Quindi dovremmo uscire e... ma se non c'è corrente non possiamo. Come facciamo ad azionare la corrente? Raga, queste parti sono un po' complicate. Devo un attimo ambientarmi. Guardate che sto perdendo molto tempo, però ragazzi, è comunque parte del gioco questa. E siccome devo registrare ogni singola parte, farla senza di voi un po'... non sarebbe proprio il massimo, quindi magari finché non trovo la soluzione magari voi potete skippare questa parte e a posto. Se ci fosse anche Dina non sarebbe male. Magari dentro le macchine c'è qualcosa, raga? No, dentro le macchine non mi... che poi non sono macchine, però d'accordo. Però ci fa salire sopra le macchine, potrebbe farmi qualcosa. Molto probabilmente dobbiamo salire sopra. Come facciamo, raga? L'unica è saltare di qua. Ma non si può. No, ma per me dobbiamo passare per di qua, ragazzi. Un generatore. No, un generatore. Ah, ok, perfetto, perfetto, perfetto. Fatto. Ora ci sarà corrente. Ok, lo trasportiamo e lo mettiamo qua. Merda. Cristo, che dolore. Ok, e ora possiamo. E ora che dobbiamo fare? Schiacciare il pulsante. Oh, perfetto. Ellie! Di qua! Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. D'accordo. Stiamo un attimo a perlustrare quest'area. Tutto bloccato. È Cristo, però. Tutto bloccato come al solito. Dai, straccetto per il medico, per il flair. Di qua non possiamo andare. Se non altro, allora almeno siamo riusciti a passare per di qua. Questa porta molto probabilmente sarà bloccata. Ma quando mai? Allora passiamo per di qua. Non possiamo passare neanche per di qua. Questo cos'è? Serve corrente. Chiaro che serve corrente. Magari... ma comunque l'interruttore l'abbiamo preso... togliamo, d'accordo, e lo portiamo di qua. Ma non basta. Aiuto, raga, che casino. Dobbiamo toglierlo da qua perché tanto no, non possiamo. Ma raga, ma non basta. Non basta, raga, aiuto. Cosa dobbiamo fare? Serve tipo una... non lo possiamo riattaccare, quindi ok, era quello che dovevamo fare. Dovremmo attaccarlo da qualche parte qui in giro. Oh, regà, non... sono un attimo confuso in questa parte. Più che altro perché andando di là dopo un po' il filo finisce.
È ovvio. Forse dobbiamo andare di qua. Potrebbe anche essere. Cavolo. Ok. Cristo, si impiglia sempre! Ce la fai! No, ragazzi, guardatelo. State prendendo in giro? Mi state prendendo in giro? Dai! Oh, signore. Probabilmente dobbiamo attaccarlo da qualche parte qui in giro. Ah! Trasporta. No, 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 no! Addio. D'accordo. Ora torniamo di là. Che cosa c'è? Ehi, va tutto bene? E quel rumore? Ho aperto il cancello. Ora devo provare con questo. Vai, tu sei in gamba. Grazie. Siamo quasi, raga. Ora, il generatore era qua, perfetto. Non resta che attaccarlo di qua. Oddio, avete visto che bug? Ok. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Quindi, ora questa porta... No, è sempre bloccata, giusto. Beh, sembra anche giusto. E ora c'è corrente anche da questa parte. E quindi? Password. La sola password. Uno dovrà funzionare. Ho capito, ma se non la so, la devo trovare. Oh, mamma mia, ragazzi. Probabilmente si trova tra i fogli che abbiamo. Codice cancello presidio. Cancello principale. 0512. Proviamo 0512. Allora 0. Ho sbagliato. Dio buono. Fioi, che nabbo che sono. Possiamo cancellare. Ok, 0512. Sì. Ok. Abbiamo, bel lavoro! Cristo! Troia! Ehi, andiamo! Togliamoci di torno, è stato un bel botto. Ok. Siamo, raga, l'abbiamo fatta. Bene. E ora? E ora? Ho trovato, esatto, un biglietto. Ci sono dei codici sopra. Parla di un rifugio del WLF in una certa base del Serevena. Serevena. Andiamo a cercarlo? Magari troviamo il nostro primo WLF e lo facciamo parlare. Di qua. Forza. Bene, raga, io direi che per questo episodio può essere tutto. È stato più un episodio di capire cosa fare, perché alla fine... diciamo che è stato molto confusionario come episodio, però ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo cercare il nostro primo WLF per appunto farlo parlare e cercare di capire dove si trovano Abby e gli altri in modo da ucciderli, perché se lo meritano, raga. E niente, raga, con quello qua il video spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.